Buon pomeriggio cari amici di Bettes.it, benvenuti a questo nuovo appuntamento con, così come ci ha definiti Martina, i ragazzi di Bet Comics, ok? E vorrei ringraziare Martina per i ragazzi, insomma. Quindi... Assolutamente sì, quindi Martina, se ci stai seguendo, grazie, grazie di cuore per utilizzare accoppiata a noi ancora questa bellissima parola che è ragazzi, ragazzi, al dispetto di quello che soprattutto i miei più evidenti peli bianchi della barba denunciano non essere più propriamente, diciamo, dei ragazzi. Ma noi ti Io direi ringraziamo addirittura tutti. fare una citazione cinematografica, direi quei bravi ragazzi di Bad Comics, direi, Sarebbe no? stata simpatica, magari per la prossima volta le chiederemo di utilizzare questa cosa. Ma bando alle ciance, benvenuti a questo nuovo appuntamento con noi, i ragazzi di Bad Comics, in cui avremo modo di parlarvi di un po' di letture che abbiamo fatto in questi giorni. Non passo la parola. Ah no, diciamo buon pomeriggio a Claudio. Ciao Claudio, buon pomeriggio. Ti trovo in Ciao forma, sono Pasquale, ciao a tutti. Sto tantissimo. Come stai? bene, sto bene. Qua è passato un temporalone grosso, non troppo diverso da quello milanese, ma di minore entità, che ha portato 4-5 gradi in meno e un sacco di fumetti da leggere. E si è portato via, ecco, lo dico prima, il mio volume di Human Target. Quindi, se qualcuno all'ascolto vede nella scaletta Human Target, sappiate Ci che scusiamo, ma in realtà. la recensione arriverà perché è volato via con l'intemperie. Adesso ho sguinzagliato i potenti mezzi della stazione dei carabinieri qui vicina, che sicuramente recupereranno, insomma, arriverà. Sì, anche perché ho risaputo il loro impegno per recuperare i fumetti, quindi voglio dire, è fondamentale Sì, questo aspetto. esatto, esattamente. Ti chiedo, a distanza di qualche giorno, hai avuto modo di far decantare un po' Secret Invasion, se sei ancora convinto di quello che ci siamo detti venerdì, oppure... No, sono molto convinto di quello che ci siamo detti venerdì, devo dire, e boh, in generale è un po' una delusione. Vedremo, una delusione proprio in termini di investimento, ecco, della Sì. Disney sul progetto in generale. Ho letto anche una serie di commenti, anche alcuni su tanti che sono stati riportati sulle pagine di Bad Taste, insomma, che danno proprio l'idea di un progetto affidato a gente che non era convinta fino in fondo, che lo ha gestito in maniera un po' così leggera. Mi ha ricordato un po' quando il regista, di cui in questo momento non mi viene in mente il nome, di Amazing Spider-Man, saltò fuori, che quando gli avevano fatto la proposta di dirigere dei film sul personaggio, in realtà disse: vabbè, a me non interessa fare film su Spider-Man, però li faccio lo stesso perché tutto sommato questa cosa sicuramente mi porterà grande notorietà. Ecco, boh, è stata un po' una sensazione simile a quella di leggere certe dichiarazioni di alcuni coinvolti, il regista, per esempio, dello showrunner, che dicevano: ma sì, Ma tu parli di Mark Webb o di Sam Raimi? parlo di Mark Webb, no, figurati, Sam Raimi, no, di Amazing, Gli parlo di amici, Amazing. quindi Mark Webb, sì, no? Esatto, Mark Webb. Perché no, sì, ma infatti a me quella è la cosa che lascia un po' a volte perplesso, no? Cioè, parte fare un progetto, tu ci metti il nome, la faccia, no? E quindi sai quanto oggigiorno magari possa essere una stroncatura, quanto possa determinare anche, no, una carriera, addirittura non dico chiuderla definitivamente, però comunque poi dopo ci vuole tempo per riprenderla. C'è gente così che a cuor leggero sposa un progetto Marvel, il Marvel Cinematic Universe, così con la leggerezza di chi magari, capito, magari boh, partecipa alla diretta con i ragazzi di Bad Comics, quindi avete proprio quella Ecco. possibilità e quella cosa così, come, ma non perché, diciamo, è sempre quello l'aspetto principale. Sì, perché poi ovviamente quello che resta alla luce del finale di Secret Invasion sono tanti punti interrogativi, tante domande, tante perplessità che non ci verranno svelate in The Marvels, né tantomeno ci verrà, forse l'unica storyline che potremmo rivedere sarà il nostro Nick Fury che dalla Terra insieme alla moglie Vara raggiungerà la navicella dove i Kree e gli Skrull stanno cercando un accordo, ma anche quello
fondamentalmente cosa ne resterà di tutta la battaglia sulla Terra? Credo poi che niente. Abbiamo una Gaia, una Super Skrull che unisce tutti i poteri dei supereroi Marvel più Thanos e qualcuno buttato lì così, la quale gira per la Terra come se il fatto non fosse suo. E quindi tu ovviamente hai 7 miliardi, 8 miliardi di abitanti della Terra il cui destino dipende da una ragazza che non si sa se domani si sveglierà dal lato giusto del letto e quindi se non deciderà di... E la lasciamo andare così, capito? Sì. Le braccia di Olivia Colman. Esatto, anche quella scena lì con Olivia Colman che si dicono la facciamo questa cosa, ma io non mi fido di te, ma tu non dovrai fidarti di me, allora mi fido di te. Perché io uso te, tu usi me, quindi... Cioè, vabbè, insomma. Vabbè, quindi ok, perfetto. No, a volte capita che magari di getto così, dice, e poi dopo ti fermi a ragionarci, no, ma per quanto più ci ragioni, anzi più ti viene da dire effettivamente la sensazione forte di occasione mancata, di occasione sprecata, c'è ed è tutto quanto. Ti ricordi quando c'erano delle idee dietro alle storie, eh? Incredibile, Pasquale. Sembrano tempi lontanissimi. No, che poi dico, ormai è palese e chiaro, no? Lo diciamo sempre, i fumetti hanno una possibilità che il cinema non ha, ovvero non hanno limiti di budget, ok? E anche nei fumetti di cui vi parleremo oggi, uno in particolare, vedrete appunto come senza problemi di budget riusciamo a realizzare una storia in cui gli eroi della DC Comics prendono le fantezze di dinosauri antropomorfi. Io ne sto anticipando. Ovviamente immaginate questo trasposto al cinema, significherebbe un bel dispendio, no? di CGI, di grafiche digitali e tutto il resto appresso. Il fumetto non ha questi limiti, quindi mi rendo anche conto che oggettivamente la Marvel, i Marvel Studios non possano portare le grandi saghe, vedi Civil War, vedi Secret Invasion, vedi anche quello che magari potrà essere Dark Reign all'interno del proprio universo, perché è palese che non c'è anche proprio lo spazio per contenere la quantità di immagini e di pagine prodotte per quelle saghe lì. E quindi va bene che tutto venga, tra virgolette, ridimensionato. Per chi ha letto Civil War, è normale, e impari la disputa tra New York, invasa da tutte le fazioni, da tutti gli eroi della Marvel che si combattono uno con l'altro, alla scena dell'aeroporto a Berlino, dove 4 contro 4 se ne danno di santa ragione nella pellicola di Fratelli Russo. Survivor Series comunque, cioè grandissima nobiltà dell'evento 4 contro 4 eliminazione, cioè mi ricordo Legion of Doom contro Heart Foundation con però Million Dollar Man, cioè quando eravamo ragazzini 4 contro 4 voleva dire quello, era bellissimo Survivor Series. Però i Fratelli Russo, lì in Captain America Civil War, come dicevi tu, avevano delle idee, avevano una storia da raccontare, ce la raccontano, anche se a ranghi ridotti. Qua purtroppo Secret Invasion, di sicuro non potevamo scomodare personaggi di primissimo piano, abbiamo visto solo che forse solo il Colonel Rhodes, forse solo War Machine, era uno Skrull al momento di Endgame, sebbene oggi dicano sì, ma quando l'hanno ferito il sangue non era viola ma era rosso. Ma soprattutto se il colonnello Rhodes di Endgame era uno Skrull, perché anche il vero colonnello Rhodes non sta in piedi, visto che il problema alla colonna vertebrale e il colpo di visione è arrivato alla fine di Endgame. Endgame, scusa, confuso con Civil War, cancellato. Quella è la fine di Civil War, quello lì. Quindi diciamo, l'unica cosa interessante potrebbe essere che, essendo stato sostituito al termine di Civil War, quello che sopravvive in realtà potrebbe non sapere che Tony Stark sia morto, quindi questo potrebbe rappresentare qualche cosa. Certo. Ma voglio dire, non ci giustificheremo certo un film perché il colonnello Rhodes non si ricorda, non sa che Tony Stark sia morto. Comunque, vabbè, hai visto il trailer di Loki 2, della seconda stagione di Loki? Ho visto il trailer, a me la prima stagione, come sai, era piaciuta molto, a tutt'oggi è forse la serie Marvel Universe dell'MCU che mi ha convinto di più e devo dire non vedo l'ora perché pur con tutti i dubbi su quel finale e pur con il malo modo in cui è stato introdotto al cinema in Ant-Man Quantumania, Kang,
Lì ci sono, secondo me, due grandi attori che hanno dimostrato di avere una chimica non banale tra di loro e assolutamente non prevista. E quindi vediamo. Il problema è sempre quello, che con le serie e adesso anche un po' con i film della Marvel, perché tutto sommato non sta andando benissimo, tolta la parentesi di Guardiani della Galassia 3. La sensazione è quella di dire, cioè, questa però è l'ultima occasione che hanno per rimettere in piedi il progetto. Qua però è se falliscono con questo, che cosa succede? E quindi, boh, da un lato non vedo l'ora, dall'altro c'è un, al di là della fatica, della superhero fatigue di cui tutti parlano, che io onestamente percepisco fino a un certo punto, perché come dicevamo anche settimana scorsa, come dicevamo venerdì, allora perché non ha investito, per esempio, nel nostro cuore la saga di Miles Morales, per quanto poi i numeri dei film di Into the Spider-Verse e Across the Spider-Verse sono bassini, quindi può darsi benissimo che a livello globale Certo. ci sia una fatica e che la fatica abbia investito anche Questo quel tipo di prodotto Sony e quella saga lì, però a noi è piaciuto moltissimo e ci ha entusiasmato, pur con i miei 5 miliardi di dubbi, insomma. Certo. E a quella fatica lì di cui tanti parlano si aggiunge il fatto che semplicemente l'MCU sta prendendo delle direzioni abbastanza discutibili proprio in termini qualitativi. Poi, insomma, anche le problematiche giudiziarie di Jonathan Majors anche non ci fanno ben sperare sul futuro, ecco, di Kang stesso. Però staremo a vedere, tanto è vero, a proposito di Spider-Man Into the Spider-Verse, cioè Across the Spider-Verse, il terzo capitolo è stato posticipato a data da destinarsi. Quindi anche questo la dice lunga. Mentre Anche lì sì, sarà sarà interessante vedere come reagisce tutto il movimento e nello specifico la corazzata totale globale sì. che è diventata la Disney negli ultimi 10 anni. Esatto. Beh, vedremo, vedremo, vedremo. Allora, salutiamo quindi serie TV e film, ricordandovi che Barbie ed Oppenheimer invece stanno facendo incetta al box office senza uguale. Ovviamente collegatevi sempre sulle pagine di Bethesda per tutti gli aggiornamenti a tema e in tema. Allora, menù, oggi andiamo velocissimi. Facciamo un 3-3, quindi abbiamo detto, vi citavo prima appunto dinosauri antropomorfi nei panni di Superman, Batman e Wonder Woman, eccoli qua, Jurassic League con giustizia preistorica. Poi, siccome noi in realtà metallari, noi fumettari, abbiamo un cuore grande, grande così, oggi parleremo di un volume che celebra il matrimonio. Se lui è l'uomo d'acciaio, sicuramente il suo matrimonio sarà di una lega ancora più forte dell'acciaio, ovvero Superman e Lois Lane, uno dei matrimoni più famosi e celebrati del mondo dei comics. Matrimonio che, ovviamente per i bambini all'ascolto, ricordiamolo, quando mamma e papà vogliono un figlio, chiamano la cicogna e arriva un figlio che molto spesso è un figlio eccezionale, questo bellissimo manga, questo bel manga di Miki Yamamoto di cui vi parlerò io. Sai che non me ne ero accorto che effettivamente dopo un matrimonio c'è un figlio, cioè io tra le mie letture, perché poi lo so che ci sono dei figli, quindi voglio dire, Ma guarda, ma simpatico. Pasquale, la serendipità mi porta a parlare anch'io di un figlio, perché qui dite, ma come Venom? Certo, perché questo Beh. è Venom Ricorrenza, primo volume del Venom di Ram V e Al Ewing, disegnato da Brian Hitch, e l'uomo che vedete sotto il simbionte qui non è Eddie Brock, ma è Dylan Brock, figlio Attenzione, attenzione, del Venom attenzione. originale. In più, buon dottor Gennarelli vi ha appena parlato di matrimoni. Guardate che spunta da sotto la linea del mio schermo, spunta questa donna in abito da sposa, Love Everlasting, un fumetto particolarissimo di cui non vedo l'ora personalmente di parlare, di cui non vedo l'ora di vedere il seguito, di Tom King e Elsa Charretier di Casa Bao Publishing. E infine, non ci sono dinosauri, ma è comunque un'impresa titanica come la fuga da un dinosauro, liberarsi degli strati della propria psiche e degli, come dire, confessare in un fumetto come questo, molto personale, sempre targato Bao, le proprie paure adolescenziali e le proprie idiosincrasie, come fa il premio Eisner Penelope Bagieu in Gli Strati.
Molto molto bene. Ovviamente quando citi la parola strati io non posso non pensare a Shrek, ricordando che gli esseri umani sono come le cipolle, però sono fatti a strati. Esatto. Ma allora, che gran film, che quanto mi sono divertito con Shrek. Allora, quindi ovviamente, cari amici, voi che ci state seguendo, anche in questo caldo mercoledì estivo di agosto, vi chiediamo sempre di commentarci e farci sapere cosa ne pensate delle nostre letture, o se avete anche altre domande, altre richieste da farci. Ma, quindi, partiamo subito, caro Claudio, ti porto all'interno di questo progetto che rientra tra i progetti Elseworlds, ovvero quei mondi... Ah, mi è stato ok, grazie. Di quelle realtà alternative all'interno del quale vengono presentate storie e riletture delle classiche storie della DC Comics. Nella fattispecie potremmo fare due esempi, vengono citati anche all'interno del redazionale che apre questo bel volume, ovviamente Superman Red Son, in cui il nostro caro Clark, anzi Kal-El, giunge in Russia piuttosto che negli Stati Uniti, nel Texas, ma ben, cioè, va in Russia, giunge in Russia, dove in pratica entrerà a far parte di un governo diverso dal nostro, oppure anche uno dei più famosi, che poi la prima storia che inaugura gli Pasquale, ti abbiamo perso, temo. Amici, la diretta prosegue, ma abbiamo un Pasquale in meno. Ahimè, vediamo se riusciamo a recuperare il buon dottor Gennarelli, che ci stava parlando di dinosauri e... attenzione, cenni di vita da parte di Pasquale. Pasquale, ci sei? No, Pasquale non c'è, anzi è crollato ed è crashato, quindi vado avanti io. E nell'andare avanti io cambiamo temporaneamente il focus del nostro discorso, aspettando che il nostro... Sì, stava per dire Batman Gotham by Gaslight, esattamente. Hai colto giusto, penso, Liquid Snake, che ci viene in così. Ah no, aspettate, vedo un Pasquale palesarsi all'orizzonte. Oh, eccoti qua. Liquid Snake, stavo appunto per dire Batman Gotham by Gaslight, ovvero questa storia in cui appunto Batman vive quest'epoca, diciamo, vittoriana, in questa 800 vittoriana. Comunque, vabbè, vi chiedo scusa, purtroppo qua la corrente salta ogni 2x3. Allora, quindi, cari amici, in questo contesto, in questo mondo, viaggiamo alla scoperta degli infiniti universi della DC Comics per conoscere una realtà in cui, ecco qua, vedete questa bella copertina del volume, dove per l'appunto i nostri protagonisti, ovvero Batman, la Justice League in generale, Aquaman, il quale vediamo interpretato, eccolo qui, è un vecchio dinosauro che combatte contro Black Mantasaurus, lui è Aquanix, il nostro personaggio, oppure dove ancora vediamo per le strade di una Gotham, così vediamo, eccolo qui, Batsaurus contro una versione dinosauresca di Joker. Andiamo ancora un pochettino più avanti, dove qui vediamo Wonder Don, e qui la vediamo in questo triceratopo Wonder Woman, o abbiamo il nostro Super Saur, ovvero Superman riletto attraverso questo. Anche qui la sua storia è proprio quella che conosciamo. C'è un pianeta che sta per essere distrutto e un bambinetto che viene inviato sulla Terra, dove incontra questi uomini preistorici che lo crescono e che lo fanno e che lo allevano all'interno della città. Gotham City è la città in cui opera il nostro bel Batman. Allora, questo vi deve dare un'idea, ovviamente, di quello che andiamo a leggere. Ci troviamo in una realtà completamente alternativa, una realtà lontana da quelle dalle metropolis, da Themyscira o da Gotham, così come le conosciamo. Atrocitaurus è un altro, ecco, vedete, di questi cattivoni. Non sarà il cattivone principale contro cui si scaglieranno anche Slash, che sarebbe Flash,
o anche Torcia Verde, voglio beccarveli così da farvi rivedere, perché sono questi altri personaggi che comunque ci presentano una, eccola qui, Torcia Verde, qua mi ricorda un po' un papero, grosso modo qualcosa, qualche papero, simpaticissime. Slash invece che appunto è il flash di questa realtà, di questo mondo, i quali si scagliano, vedono a un certo punto questi, tutti gli esseri umani che vengono sottratti dai loro villaggi. Perché? Perché c'è un embrione oscuro, questo elemento cattivo che si alimenta delle vite di questi personaggi, che appunto di questi esseri umani, che deve essere bloccato. Chi emergerà, chi uscirà da questo involucro? Beh, immaginate il cattivone più cattivo della DC Comics e trasponetelo all'interno di quella che appunto è questa realtà fatta di dinosauri antropomorfi. In cabina di regia di questo bel volume, simpatico volume, ci sono due disegnatori, ovvero Juan Gideon e lui, il nostro carissimo amico, ci permettiamo di dirlo, ovvero, l'avete già capito dalla copertina, Daniel Warren Johnson, tra l'altro fresco vincitore di un Eisner per Due Powerbomb, e a breve, sulle pagine di BTS, intervista Daniel Warren Johnson, che siamo riusciti a beccare dopo la vittoria dell'Eisner. Detta questa cosa qui, è un'intervista, ve lo diciamo qua, fatta al Comic Con, però in realtà lui gli ha risposto con un po' di ritardo per essere impegnato, quindi vabbè, non fa niente. Detto questa cosa qui, allora Daniel Warren Johnson, che scrive la sceneggiatura, la firma insieme a Gideon, il quale invece disegna, diciamo, 5 dei 6 numeri, mentre Rafa Garres è il disegnatore del capitolo 4 ed è forse il disegnatore che maggiormente ci ricorda un po' lo stile di Daniel Warren Johnson. Vi faccio vedere qualche tavola, è forse lui quello che ha una linea un po' più sporca, un po' più indie rispetto magari invece a Gideon, che è relativamente più pulito nella linea e nel tratto. Invece, come dicevamo, l'altro artista, Garnes, è sicuramente molto più underground, ci ricorda un po' più il Daniel Warren Johnson di Wonder Woman, Terra Morta, o anche di Du e Paolo. Comunque, allora, la storia per sé è estremamente lineare, estremamente fruibile e tranquilla, è bello vedere i nostri eroi all'interno di questa realtà completamente diversa. La componente artistica firmata da questi due grandi artisti è sicuramente l'aspetto più godurioso dell'intera vicenda. È un volume divertente, è un volume di quelli, una di quelle letture, mi permetto di definirle estive, ma non perché possa in senso dispregiativo, ma bensì di quelle letture che tu fai in un momento di totale relax, che ti fanno divertire, che sono coinvolgenti, appassionanti, senza risultare eccessivamente pesanti o eccessivamente approfondite dal punto di vista della caratterizzazione dei personaggi. C'è sicuramente un approfondimento su Wonder Donna, Super Saurus, quindi comunque la Trinità, il Wonder Woman, Batman e Superman vengono comunque delineati e tratteggiati in maniera superficiale, però comunque funzionale a quella che è la volontà della storia. E qual è la volontà della storia? Quella di vedere i nostri beniamini in questa veste, vederli combattere contro altri nemici, anche loro altrettanto potenti, altrettanto cattivi nelle loro forme. Abbiamo visto Black Mantasaurus, ma ne vediamo anche altri di cattivoni che comunque hanno queste sembianze, queste fattezze da dinosauri antropomorfi. Quindi, senza voler le copertine sono di Daniel Warren Johnson, che la differenza la vedete, no? Come siano estremamente molto più tamarre, cafone, potenti, un po' quella che ci piace a noi di Daniel Warren Johnson. Qua abbiamo Aquix che combatte Black Mantasaurus, se vediamo qui sicuramente la componente artistica, colori di Mike Spicer, il colorista di fiducia di Daniel Warren Johnson, che qui si presta anche ai tavoli di Juan Gideon. Che dirvi, ragazzi, io ho letto questo volume, mi sono divertito tantissimo, l'ho preso per quello che è un volume autoconclusivo, una digressione su quella che è la realtà dell'universo della DC Comics, una digressione divertente, potente, caciarona, ecco. Daniel Warren Johnson, già quando lo vedi ti dà quell'impressione di quel metal, no? Bello, potente, forte, strofa, ritornello, assolo, strofa finale, e quindi questa esplosione. Ecco, questa storia è uno di quei brani heavy metal, Iron Maiden, Judas Priest, Manowar,
brani molto molto diretti, brani estremamente lineari nella loro forma, ma che ti fanno muovere la testa, che ti fanno muovere il corpo e che ti fanno seguire l'andamento del brano alla stessa maniera. Questo volume è così, è qualcosa. Se cercate complessità, qualche altra cosa, rivolgetevi altrove. Qua è una storia bella, un cazzottone dritto in faccia, e quindi è molto molto bello. Se fate il parallelo con la Marvel che ci ha presentato gli Avengers della preistoria, ecco, là c'era qualcosa di molto più complesso, di molto più articolato, una storia di Jason Aaron che aveva un respiro molto più ampio, che si è dipanata nell'arco di 4 anni e che è finita pochi numeri fa sulle pagine degli Avengers. Qua invece è un volume autoconclusivo a 6 numeri americani pubblicati l'anno scorso negli Stati Uniti, quindi questo qua è sicuramente una bella bombetta, una bella dimostrazione ennesima, se ce ne fosse bisogno, della versatilità di Daniel Warren Johnson, che con Stella d'Argento, lavorando alla Marvel su Beta Ray Bill, racconta una storia epica, tragica, dentro la continuity. Con Wonder Woman esce, come spesso si fa in DC Comics, dalla continuity per raccontare una storia altrettanto epico-tragica, e qui invece dimostra di poter fare il minchione esatto. in maniera ipertalentuosa, cioè averne gli autori che hanno tutte queste chiavi espressive, rimanendo se stessi, mamma mia. Esatto. Quindi, benissimo, salutiamo quindi Daniel Warren Johnson, Juan Gideon e tutti gli altri autori di questo bel fumetto. Soprattutto salutiamo la versione antropomorfa dei nostri eroi, per andare invece adesso a un'altra bella, bella storia, caro Claudio, perché qua le scalette non... Perché noi lo sappiamo, no? Cioè, nei confronti di alcuni autori, Donny Cates è un po' che è scomparso dai radar per motivi suoi personali, speriamo veramente di ritrovarlo ovviamente quanto prima, sì, con Daniel Warren Johnson, che sono un po' i gemelli del golo, no? Un po' i pubblici graziani del fumetto, c'è questa, come dire, questo credito di fiducia, questo credito di amore nei confronti di questi autori. E di amore noi vogliamo parlare in questo fumetto che appunto si chiama Love Everlasting di Tom King. Un altro autore, Tom King, al quale come fai a non dargli amore a fiducia, capito? Proprio così. Tra l'altro un autore che parla di amore come non avete visto parlare d'amore mai, nel senso che Love Everlasting, che vuol dire sostanzialmente amore per sempre, amore eterno, racconta una roba, ecco, prima parlavamo di rapporto tra cinema e fumetto, no? Questo secondo me potrebbe essere un fumetto fortissimamente cinematografico, ma sono contentissimo del fatto che Tom King stia raccontando questa storia a fumetti. Perché? Perché a parte l'amore è immediato per questa copertina con il balloon, che tanto ci ricorda, insomma, addirittura prima della nostra gioventù pasquale, perché già negli anni 80 erano abbastanza scomparsi, comparivano poche volte, mentre una volta erano... Anni 70 in particolare, mi ricordo che c'erano le vignette con i balloon, dove già, oddio, sì. Cosa succederà in questo numero? Oh. Esattamente, qui come vedete c'è subito una presentazione della protagonista. Mi chiamo Jordan Peterson e probabilmente ti amo. E questo probabilmente ti amo, detto con un fucile in mano, diciamo che già ci fa capire che c'è un modo di parlare d'amore non esattamente conforme, voglio utilizzare questa espressione. Perché? Perché Joan, non è uno spoiler perché si capisce tutto abbastanza in fretta, è intrappolata in un loop. Cioè, sostanzialmente, è la storia di questa ragazza intrappolata in un loop mistico, psicologico, magico, che ne so, quantistico, temporale, non ho idea. Non ne abbiamo idea all'inizio, perlomeno, di questa storia, della nostra storia. Mentre qui io vedo, attenzione, dopo un Pasquale bloccato, c'è bloccato anche Twitch. No, ti sento. Ok, no, perché là. Io ho aperto Twitch accanto e lo vedo bloccato, ma probabilmente è un problema. No, ci sei. Dicevo, Joan Peterson è questa donna bloccata in un loop romantico, nel senso che sostanzialmente sta in una storia d'amore con un partner che deve conquistare o che cerca di conquistarla,
spesso la seconda cosa, cioè è lei l'oggetto dell'amore di qualcuno. E nel momento in cui questo connubio, ok, questa unione di anime avviene, cioè nel momento in cui lei dice sì, sostanzialmente, la sua vita si resetta. E lei si trova in un altro tempo, con un altro partner, nella stessa situazione, cioè sempre nella condizione di venire conquistata e nella condizione di dover decidere se sposare questa persona, decidere se fidanzarsi con questa persona, oppure decidere tra la persona in questione e un altro, che ne so, un terzo incomodo, un altro pretendente. Nel momento in cui lei sceglie e cede alle avance di qualcuno, all'amore che dovrebbe essere eterno, per l'appunto, la sua vita si resetta e lei si trova in un altro tempo, quindi alcune storie sono ambientate negli anni 80, altre negli anni 50, altre alla frontiera nel vecchio West. Cosa succede? Che Joan a un certo punto, subito all'inizio della storia, quindi di nuovo non è spoiler, si rende conto di questo meccanismo, cioè la sua memoria inizia a farle ricordare l'amore, la vita e l'esistenza precedente. E quindi il Fred di cui dovrebbe amare, che dovrebbe amare, di cui dovrebbe innamorarsi, in realtà lei lo chiama Bill, il cowboy che la corteggia nella sua mente, dovrebbe essere Hal o chi per lui. E nel momento in cui si rende conto di questa cosa, inizia a cercare di capire cos'è questo gioco in cui è incastrata e a cercare delle vie di fuga. Ben presto entreranno in scena dei personaggi che in realtà sono lì per forzarla a restare all'interno di questo destino, cercando o proprio con la forza di costringerla, quindi c'è anche un elemento, diciamo, fantasy o fantascientifico, ancora non si sa, oppure a cercare di farle capire quanto sia fortunata a trovarsi nella condizione di essere tanto amata. Questa è l'idea di base, ok? Questo è il primo volume di questa storia, disegnata con questo stile a metà incastrato tra, come tanti autori e tante autrici ultimamente ci propongono, tra l'ipermoderno e l'iperclassico, tra, come dire, lo stile di certi fumetti d'amore degli anni 50 e 60 e invece la stilizzazione massima che vediamo in tanti autori che vanno di moda e che hanno in qualche modo cambiato il mondo dei comics, insomma penso a Chris Samney, così è il primo che mi viene in mente, ma potremmo fare anche tanti altri nomi. E ciao Pasquale, e praticamente cosa succede? Che questa storia ci lascia totalmente in braghe di tela, come si dice dalle mie parti, cioè siamo abbandonati a noi stessi, non ci viene spiegato granché per ora, e c'è questa condizione stranissima in cui si trova Joan, che non sappiamo di preciso che direzione possa prendere. C'è chiaramente un elemento straordinario e un elemento, come dire, sovrannaturale, che però qui Tom King decide di non chiarire. La storia, quindi, non vi dico nient'altro, perché è fatta e raccontata per episodi, perché ovviamente questo costante reset dell'esistenza di Joan fa sì che ogni storia di fatto sia un episodio, oppure la metà di un episodio. C'è una citazione costante appunto del fumetto retro con queste introduzioni, adesso non riesco a farvela leggere, ma questo è l'inizio di una storia nuova e c'è la prima parte, la prima didascalia, che introduce la storia in continuità con il... È stato un lungo, complicato viaggio, ma non mi aspettavo niente di meno. Sono puntini puntini a caccia di amore. Altra cosa tipica del fumetto di una volta, soprattutto del fumetto americano di una volta. Questo uso del titolo e della didascalia appena precedente. Altre, anche le copertine interne, come vedete, con i balloon. Quindi c'è anche tutto un aspetto metanarrativo.
Ma il punto qual è? Che non si fa chiarezza su che cosa sia questo progetto, motivo per cui io credo, e mi sono messo in mente, e vorrei tanto vedere, come dire, verificata o smentita la teoria secondo cui tutta questa storia è sì un fumetto narrativo, sì un fumetto fantasy, ma soprattutto una storia fortemente allegorica. Perché? Perché John alla fine in che cosa è incastrata e da cosa cerca di fuggire? Da un'immagine della donna, che è stata quella di fatto dominante negli ultimi, degli ultimi 2000-5000 anni, cioè dell'idea della donna incastrata all'interno della condizione di moglie, madre, compagna. Quindi, che Tom King racconti una vicenda, Tom King, l'autore di, non so, Sheriff of Babylon, l'autore di grandi interpretazioni di supereroi, soprattutto in DC Comics, ma anche in Marvel, Tom King, autore di storie psicologicamente molto complesse, narrativamente molto complicate. Abbiamo recensito non tanto tempo fa Rorschach, che è uno dei fumetti più belli che abbiamo letto negli ultimi 2 anni, probabilmente, e più ambiziosi. Ecco, che Tom King decida in qualche modo di regredire, ok, utilizzo questa parola nel senso migliore del termine, a una forma di fumetto ipersemplificato, e quello di una volta, cioè singolarmente episodico, per raccontare più o meno sempre la stessa storia, con delle micro variazioni, in maniera da creare un arco narrativo più ampio, e non con la solita confusione dettata, non con la solita complessità dettata appunto dalla struttura della storia, ma con una complessità legata al non detto, è intanto una ventata di novità, perché Tom King qui è veramente irriconoscibile. Ma dall'altra parte ci suggerisce che questo progetto non è quello che sembra, o meglio, è molto più complesso da comprendere rispetto a quello che dice la sua copertina e rispetto a quello che dice il suo incedere fin qui. Quindi io credo veramente che Love Everlasting sia, di tutte le letture che ho fatto ultimamente, quella che mi sta appiccicando di più alla poltrona, in attesa dell'arrivo del secondo episodio, del secondo volume. Perché davvero qui c'è un Tom King irriconoscibile, se non lo si, non si va, come dire, ad analizzare dandogli fiducia anche in maniera potente, all'interno di questo lavoro, che ci suggerisce una veste nuova e che ci mostra una maschera, un volto che non ci ha mai mostrato, e probabilmente per questo ancora più interessante. Davvero, se siete fan di Tom King, qui trovate un autore sorprendente per certi versi e per questo ancora più accattivante. La Charretti è quella che vi ho mostrato, secondo me scelta perfettamente per questo progetto, perché appunto la componente metanarrativa dovrebbe far pensare al fumetto rosa. In realtà qui c'è tanto di più, c'è non tanto di più perché il fumetto rosa sia disprezzabile o poca cosa, ma perché ci sono delle componenti proprio identitarie di questa storia molto più complesse e in gran parte ancora da scoprire. Sta di fatto che Love Everlasting è uno di quei fumetti che potrebbe lasciare i lettori, come dire, con il palato insoddisfatto. Ecco, io mi metto nei panni di chi non conosce Tom King e legge questa cosa qua, arriva alla fine di questo volume e dice: ma che cacchio ho letto che non mi è stato veramente spiegato, non mi è stato veramente fatto comprendere quale sia la natura del progetto. Ecco, mi rivolgo eventualmente a tutti voi che non conoscete Tom King e quindi non avete quella fiducia in uno degli autori più brillanti degli ultimi 15 anni del fumetto americano, che vi fa dire wow cosa sta leggendo, ma che invece potrebbe spingere a dire sì, ma cos'è sta cagata, io non vado avanti, non ci ho capito nulla. Sappiate che avete per le mani un progetto di uno che sa probabilmente quello che sta facendo. Poi magari ha scritto comunque una cagata, ma verosimilmente sa quello che sta facendo. Quindi Love Everlasting è davvero un primo volume, per me bomba, assolutamente bomba.
ma rischiosissimo. Quindi applausi a King, che ha deciso di rischiare con una cosa così distante dalla sua identità di autore, e che secondo me, se lui sarà bravo, e come è stato bravo a scegliersi la Charretier come compagna di viaggio per questo volume, alla fine ci regalerà, secondo me, delle grandi, grandi, grandi soddisfazioni. Veramente una roba stranissima, allegorica, ciclica, con questa idea di rottura della ciclicità. Bello, 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 bello. 20 euro, Bao Publishing, Tom King, Elsa Charretier. Molto, molto, molto bene. Ma restiamo in tema amore, ovviamente non amore, mi permetto di dire, un po' folle, così come è folle la struttura del fumetto di Tom King, che a questo punto mi vado a recuperare in questi giorni, ma un amore sicuramente più classico, un amore sicuramente più duraturo, che resiste a quello che è il passare e lo scorrere del tempo, ovvero parliamo di Superman e Lois Lane, bel volume, Panini, Panini Comics, Panini DC Italia, già la copertina la vedete qui con questo bel, questi bellissimi, queste bellissime vetrate agghindate col simbolo della casata di Kal-El, diventato poi il logo di Superman, uno dei personaggi più amati da tutti gli esseri umani viventi, che non ci sono più, che tutti quanti conoscono le avventure di questo alieno kryptoniano giunto sulla Terra, il quale, nei panni del giornalista un po' pasticcione Clark Kent, conosce Lois Lane, sua collega al Daily Planet. I due iniziano e intraprendono una relazione abbastanza travagliata, tra alti e bassi, un po' quella componente comedy che ha funzionato tanto all'interno delle pagine dell'Azzurrone, per poi convolare entrambi a nozze. E nonostante il matrimonio si sia celebrato nel 1996 sulle pagine di Adventures of Superman del numero 541, nonostante quindi siano passati più di 25 anni da quella data, e siano passati in mezzo non so quante crisi dell'universo DC, non so quanti reboot, non so quanti rilanci editoriali e tutte queste cose qua, questo matrimonio persiste e resiste. Quindi in barba ovviamente al più giovane matrimonio di Peter e Mary Jane, e qua ci vorrebbe buon Francesco, che sarebbe simpatico farlo parlare un po' di One More Day, che è la bellissima, la saga di Straczynski e Quesada, che cancella di fatto il matrimonio tra Peter e Mary Jane. Credo che l'unico altro matrimonio ancora in essere sia quello tra Red Richards e Sue Storm, poi grosso modo per il resto, voglio dire, i matrimoni anche nei fumetti sono un po' ballerini. Ma vediamo cosa contiene questo volume, questo bel volume cartonato della Panini, la quale ci presenta una serie di storie ambientate nella seconda metà, quindi seconda metà degli anni 90, un periodo storico in cui il buon Superman aveva perso i suoi poteri, quindi comunque era diventato il direttore del Daily Planet in sostituzione del precedente direttore, il quale purtroppo era alle prese con una chemioterapia. Che cosa succede? Beh, questa storia, questo volume raccoglie intorno alla storia del matrimonio vero e proprio, dove appunto vediamo a correre tutti gli eroi. Ecco, una scena che a me è piaciuta tantissimo. Ovviamente c'è un problema: se Superman si sposa, chi protegge Metropolis? Beh, ovviamente Superman è sicuramente una persona buona e gentile, e gli amici, ne ha tanti amici che ovviamente arrivano a soccorrerlo e a dirgli: guarda, stai tranquillo, ci pensiamo noi. Ovviamente anche lo stesso Batman, nella persona anche di Bruce Wayne, vorrà fare sicuramente un regalo al suo amico di vecchia data. Quindi, oltre all'episodio centrale, quindi con il matrimonio vero e proprio, e qua c'è una bellissima sequenza, diciamo così, però a un certo punto, ecco qua, eccola qui, quindi anche molto bella, oltre a questa storia qui, ci sono delle storie che precedono il matrimonio stesso, in cui Lois Lane si allontana da Metropolis perché decide, come dire, di rompere quello che era allora il fidanzamento con Clark Kent, e poi anche successivo al matrimonio stesso, in cui i due, con ancora Clark senza poteri, appunto si, come dire, cementano questo rapporto ulteriormente dopo il matrimonio stesso. E soprattutto sono storie che ci permettono di vedere una Lois molto più forte e intraprendente rispetto magari all'immagine della donzella che immagineremo a fianco al nostro
azzurrone, il nostro Superman, e qua è bello vedere nella storia, ho ucciso Superman, in cui lo vediamo forse una delle poche volte in cui ha un braccio fasciato, perché appunto un colpo di fucile lo ha colpito e lo ha ferito, cosa strana pensando appunto che l'uomo d'acciaio possa invece far rimbalzare i proiettili che gli vengono sparati addosso. Allora, che dire, storie firmate da gente come Dan Jurgens, che si occupa anche di disegni, David Micheline, Louis Simonson, Roger Stern, Carl Kessel, disegnatori, facciamo qualche nome così preso a caso, John Byrne, un giovanissimo Stuart Timonen, lo stesso Dan Jurgens, e ancora Al Plastino, Barry Kingston, Paul Ryan, Dick Giordano, vabbè, nomi che seconda metà degli anni 80 e negli anni 90 hanno segnato la storia della DC Comics. Che dirvi, ragazzi, il volume è sicuramente un omaggio, una celebrazione a uno degli amori più iconici all'interno del mondo del fumetto. Citavamo prima ovviamente Red Richards, Mr. Fantastic e la Donna Invisibile, ma anche Peter Parker e Mary Jane, altri matrimoni sono stati celebrati, ma questo matrimonio qui, questo volume qui, ovviamente se siete dei fan di Superman sicuramente non potete perderlo se non avete ancora proprio i volumi o le storie originali. La lettura è piacevolissima, ci si respira questo clima leggero, di festa, ma allo stesso tempo è bello esaltare il rapporto della coppia, lo dicevo anche prima, una Lois Lane che non è mai appunto uno spirito forte, battagliero, come appunto una reporter dovrebbe avere, quindi è bella vederla in questo dualismo in cui invece il nostro Kal-El è senza poteri, e quindi questo nuovo equilibrio che la coppia trova intorno a questo nuovo equilibrio, intorno al quale poi nasce anche il matrimonio stesso, è sicuramente qualcosa di inedito se pensiamo alla storia novantennale del personaggio, che nonostante il tempo, siano passati circa un poco meno di 30 anni, comunque mantiene la sua freschezza, comunque mantiene il suo modo di intrattenere, di farci sorridere e di farci emozionare, perché noi siamo dei romanticoni e queste scene qui sicuramente ci fa piacere viverle e vederle, anche un Jimmy Olsen leggermente alticcio che comunque non si perde d'animo e di coraggio e appunto interviene al matrimonio di quello che è il suo migliore amico. Quindi Superman e Lois Lane è un volume, è un regalo, un album fotografico, l'album del matrimonio, un pochettino come questo, quelli che avete a casa quando vi sedete, prendete questi volumi e questi album fotografici giganti, ripercorrete un pochettino la storia della vostra famiglia quando voi non c'eravate ancora. Quindi magari è sempre simpatico ed è sempre bello, come dire, andare a rivivere persone e personaggi anche attraverso i racconti dei nostri genitori, di quello zio, di quel nonno, di quel parente che purtroppo non c'è più. Ecco, fortunatamente i personaggi di questo volume ci sono ancora nel mondo del fumetto, ed è proprio come vivrete quella stessa sensazione lì, ovvero queste storie che vanno indietro nel tempo, queste storie neanche tanto vecchie, che però ci permettono di esaltare, di rivivere le atmosfere e il gusto di uno dei momenti più importanti e più belli della storia del fumetto, ovvero il matrimonio di Clark Kent, Kal-El, Superman e di Lois Lane. Panini Comics, 30 euro, non solo per i fan, ma chi comunque vuole portarsi e mettersi in libreria una bella fetta della storia editoriale della DC Comics. Sì. Dicevamo, quindi prima si parlava ovviamente di matrimoni, come vedremo a questo punto avremo due volumi che appunto sono dedicati a quelli che sono i figli. Perché? Perché ovviamente se avete seguito le nostre dirette, quindi gli ultimi anni, sicuramente ci avrete sentito parlare, ne parlavamo prima, Donny Cates, di come abbia saputo rilanciare all'interno dell'universo del mondo del fumetto, Marvel in particolare, questa figura di Eddie Brock, la figura di Venom, che per tanti anni è stata estremamente bistrattata, no? Era questo mostro mangia cervelli, poi degli anni 80, anni 90, ma in realtà è così. Uno degli aspetti importanti che ne fa appunto Donny Cates è quello di introdurre Dylan, ovvero il figlio, e quindi fa tutta una bella digressione sulla genitorialità, l'essere padre e l'essere figlio. Da lì ripartiamo con un nuovo ciclo di storie di Venom firmato da Al Ewing e Ram V. È un compito difficile raccontare le storie di questo Venom a seguito di quello che avevano fatto Donny Cates e Ryan Stegman con il personaggio di Venom e mi permetto di dire anche con quello di Carnage e poi con quel finale che era King in Black,
il re in nero, che raccontava le storie del dio del vuoto, Knull, che poi era anche dio dei simbionti, e dai simbionti tradito e improvvisamente liberato. Progetto narrativo molto ampio, che ha coinvolto per esempio anche il buon Silver Surfer, con quel volume splendido che si chiama Silver Surfer Nero, scritto da Donny Cates e disegnato da Tred Moore, cioè uno dei fuori classe, dei grandi maestri, dei presenti oggi super contemporanei del fumetto americano. Al Ewing piove su Venom a seguito di un ciclo di storie non meno da urlo rispetto a quello di Donny Cates sul personaggio, ma come dire, saldamente incoronato, diciamo, dal celebratissimo e dal meraviglioso ciclo di storie raccontato su Immortal Hulk, probabilmente il ciclo più bello, di ampio respiro, degli ultimi anni in casa Marvel, dal mio punto di vista, con un solo possibile concorrente, che è quanto ha fatto sugli X-Men in termini di ambizione, che è quanto ha fatto sugli X-Men Jonathan Hickman. Però diciamo un po' più per tutti i palati, ecco, quello che ha fatto Al Ewing. Al Ewing, un autore sempre considerato molto capace, sempre considerato bravo e talentuoso, ma che non aveva ancora tirato fuori grandi, grandi, grandi capolavori, e che appunto spende sul personaggio di Venom, reso e tornato a essere centrale all'interno di una parte molto precisa del cosmo Marvel, la credibilità e la celebrazione, il successo raggiunto su Immortal Hulk. Il risultato qual è? Il risultato è una serie che, pur prendendo direttamente le fila, pur essendo, come sempre succede in casa Marvel, senza cesure e senza grandi strappi in termini di trama, appunto riprendendo le fila da quanto aveva raccontato Donny Cates, cambia radicalmente le atmosfere, e per fortuna che lo fa, perché proseguire su quella strada cosmica, folleggiante, horror e anche un po' slasher che avevano settato Cates e Stegman sarebbe stato probabilmente un errore. Il problema qual è? Il problema è che nel raccontare la storia di Dylan, figlio di un Eddie Brock che è diventato il Re in Nero e che quindi è sostanzialmente disperso, la sua coscienza è dispersa tra tutti i simbionti del cosmo, secondo me si fanno due errori, Ren V e Al Ewing, perché sono due gli sceneggiatori di questa storia. Ren V e Al Ewing innanzitutto scelgono un artista troppo, troppo, troppo radicalmente diverso da Stegman, nel senso che Brian Hitch è un grande disegnatore, ma è un grande disegnatore che noi, per esempio, abbiamo imparato a conoscere e ad amare sulle pagine di Capitan America, ok? No, su quella grande bella serie che era Ultimates. E Ultimates, esattamente. È un autore, ora faccio un'affermazione forte, che starebbe bene sulle pagine di un Bonelliano, ok? Sarebbe un grandissimo disegnatore, cioè è un autore, è questo disegnatore qua. Cioè, è un autore super classico, super tridimensionale nel suo tratto, piuttosto statico, credo che non ci sia niente di male nel dirlo. È un autore in qualche modo realistico e fotografico, nel senso che la sua narrazione è una narrazione non per movimenti ma per momenti, e che secondo me con questa storia e con il personaggio di Venom non c'entra granché. Ora, qui si parte con appunto la storia di un Dylan che, dopo essere stato centrale nella vita di Eddie e anche nelle soluzioni narrative del ciclo King in Black, è rimasto da solo, perché Eddie appunto ha questa responsabilità cosmica, è diventato il Re in Nero, è diventato una specie di grande giustiziere dello spazio, una coscienza dispersa nel mondo con un corpo che non si sa bene dove sia. Quindi c'è un Dylan deluso, protetto da questo personaggio meraviglioso che chi ha, come dire,
chi ha letto le storie di Cates ha imparato ad amare, che è Sleeper, che è questo gatto che in realtà è un simbionte che appunto prende le forme di un gatto. Cosa succede? Che Dylan è coinvolto all'inizio, non voglio dirvi troppo, da una grande minaccia cosmica che avversa suo padre di Brock, perché chiaramente quando diventi il nuovo re nero e decidi di utilizzare il potere dei simbionti in qualche modo per fare giustizia, ti tiri addosso le attenzioni di altre entità cosmiche. Dylan viene in qualche modo coinvolto all'interno di questo disastro che colpisce Eddie, che posso anche farvi vedere, insomma, che c'entra con questo personaggio qui, che è il personaggio di Meridius, il grande potere che in qualche modo trascina Eddie lontano da suo figlio. Dylan rimane ancora più solo, è ancora più minacciato, e a salvarlo chi arriva? Arriva Venom, cioè il simbionte di Eddie, con cui Eddie non avrebbe voluto che Dylan avesse a che fare, perché poi avere a che fare con il simbionte, soprattutto legarsi al simbionte, come accadrà a Dylan, è molto pericoloso. Aggiungeteci una classica trama macropolitica tipica delle storie di Al Ewing, che anche in Immortal Hulk ci raccontava appunto di questo Hulk che avversava, diciamo, un'organizzazione che tentava di sfruttarlo come arma. Anche qui c'è l'antica Fondazione per la Vita, insomma, i fan della Marvel di vecchia data sapranno che cos'è e che cosa fosse, che adesso si chiama il trono vacante o il trono vuoto, che in qualche modo dopo i grandi eventi appunto di King in Black, che hanno riportato i simbionti tra le preoccupazioni del governo, cerca di utilizzare i simbionti a proprio vantaggio. C'è anche la Alchemax di Liz Allen, il primo antichissimo amore di Peter Parker, moglie poi di Harry Osborn, e che in qualche modo è passata dalla parte dei cattivi o perlomeno delle grandi corporazioni. E ci sono queste due trame quindi che si incastrano, no? In questo esordio. Quella cosmica, molto confusa, che ha a che fare con i viaggi nel tempo, e quella che invece riguarda Dylan. Allora, questa partenza e le storie di Venom non è male, ma siamo veramente lontani anni luce dalla qualità sia delle storie di Al Ewing su Hulk, Immortal Hulk, sia da quello che aveva fatto Donny Cates con Venom. Ora, è evidente che dovevi spendere un altro grande nome, e in quel momento lì la Marvel doveva riporre grandissima fiducia in Ewing. Questo affiancamento con Rem V poi rende tutto molto più complicato, perché vai a sapere qual è, come dire, la percentuale di contributo di uno sceneggiatore o dell'altro. Sta di fatto che per i fan di Venom questo esordio è stato una doccia fredda, non necessariamente una roba da buttare, attenzione, stiamo parlando comunque di scrittori che sanno il fatto loro, ma c'è una macchinosità, c'è una ricostruzione molto macchinosa di un nuovo status quo partendo da quello precedente. Quindi è stato un po' un trauma, questa storia, raccolta giustamente in volume, perché comunque stiamo parlando di una storia importante, e che apre un nuovo capitolo potenziale e che dà una prospettiva ancora più ampia da un certo punto di vista. C'è Kang, ok, a un certo punto all'interno di questa storia, per farvi capire l'importanza di quello che Ewing, che da tempo è il demiurgo del cosmo, inteso quello che sta tra le stelle della Marvel, insomma, per darvi la dimensione dell'ampiezza delle trame che vengono poste qui dentro, Kang che tratta da pari a pari e di Brock, non sono cose che avremmo potuto pensare prima appunto di King in Black. Quindi, dicevo, un progetto non del tutto da buttare, ma che ha in questo esordio una partenza arrancante, ecco, arrancante per questi due motivi, per un disegnatore che io non trovo particolarmente a proprio agio con il personaggio di Venom. Cioè, guardate questo Venom, ok? Cioè, Brian Hitch, non puoi togliere Brian Hitch da Brian Hitch. Vedete che è tutto iperdefinito, come Brian Hitch è bravissimo a disegnare i suoi personaggi, e poi ci sono questi
tentacolini venomosi concessi a ciò che Venom dovrebbe essere, cioè un personaggio che assomma la potenza alla fluidità. E Brian Hitch non è il disegnatore giusto per questa cosa qua, è molto più a suo agio con un Dylan, è molto più interessante con un Dylan che cammina sui binari triste e che si guarda indietro, ok? Indietro ovviamente rispetto al verso di lettura, e che ci suggerisce malinconia in maniera perfetta e forse chi lo sa rimpianto. E dall'altra parte c'è una ripartenza veramente stentata, nel senso che qual è la sfiga? Qual era la fortuna, se vuoi, di Donny Cates e Ryan Stegman, e qual è la sfiga di Ali Ewing? Il tempismo. Donny Cates doveva ricostruire da zero un personaggio che era stato mille cose, era stato coi Guardiani della Galassia, era stato Flash Thompson, giustiziere dello spazio, era stato che era tornato a uno status quo tutto da ricostruire, e che con cui ti puoi permettere di partire dal piccolo per andare in crescita. Qui Ren V e Al Ewing tentano, giustamente, perché non si butta il bambino con l'acqua sporca, di tenere insieme la dimensione cosmica, quella che riguarda Eddie Brock e i suoi guai, e fare quello che Cates e Stegman avevano fatto con Dylan Brock, però la commistione di questi due piani non funziona sempre benissimo. Ci aggiungi un disegnatore grandioso, ma secondo me non giusto per il progetto, salta fuori un pillolone che magari farà anche bene, ma che certamente non ha il migliore dei sapori. Quindi Venom, il primo volume di Venom, ricorrenza, primo volume inteso come apertura ed esordio delle storie di, appunto, Ewing e Ren V, è questa cosa qua, raccomandato soprattutto forse a chi non ha letto quello di Stegman e Cates, nel senso che comunque trovate un'introduzione assolutamente comprensibile. Certo, vi perdete dei pezzi, ma poi con il tempo, insomma, sapete che la Marvel ricostruisce il proprio passato. Oppure ai die hard fan del personaggio, perché se vi siete appassionati a Venom con Cates e Stegman, qui c'è veramente un cambio di passo, un cambio di registro importante. 19 euro, Ren V, Al Ewing e Brian Hitch per questo Venom ricorrenza, che dà il via a delle storie sicuramente interessanti, ma non ancora rodate e soprattutto senza quella potenza e senza quella forza che avevano dimostrato Cates e Stegman. Ma Cates Donny Cates ha sempre dichiarato, no? Scrivo di ciò che mi fa paura. L'abbiamo visto, sì. Come tutte le sue storie fossero comunque legate in maniera indissolubile a quello che era il suo vissuto, le sue paure, le sue così come Venom parlava appunto di quello che era la genitorialità, era quello che comunque era il rapporto che c'era, che ci sarà prima tra il simbionte ed Eddie, e poi Eddie e Dylan e tutto quanto. Così, per esempio, lui, quando ha iniziato il ciclo di Thor su Thor dopo Jason Aaron, che era un po' il suo, diciamo, lui era un po' il protégé di Aaron, Donny Cates, è normale che lui là cosa fa? Ha paura di non essere all'altezza di quello che c'era prima. Sono storie estremamente personali, cosa che Al Ewing e Rambeau non sono riusciti a fare sin dall'inizio, ma anche perché mettere la propria vita nella scrittura e quindi poi nel fumetto non è una cosa che si fa, capito, con estrema facilità. E quindi ovviamente in uno si sentiva quella urgenza comunicativa, quella volontà di raccontare e quella volontà di stupire attraverso Stegman, che era sicuramente un disegnatore molto più orrorifico, in uno stato di grazia. Lo diciamo, Hitch qui arriva ormai in una fase già un po' più calante della sua carriera. Stegman credo che ancora non abbia raggiunto il suo punto più alto, ci sta arrivando. Io lo voglio vedere sulle pagine di Amazing Spider-Man quanto prima, e là veramente potrà essere una grandissima consacrazione. E però purtroppo questo ciclo di storia non ha ingranato, sicuramente non ha ingranato dall'inizio. Poi, insomma, ci tacciamo di quello che è venuto dopo, perché parliamo di questo volume, però, insomma, si può anche dire, no, Pasquale, che non,
non decolla. Anche dopo, insomma, non, il ciclo non ha funzionato granché. No, e dispiace perché poteva essere un serio e forte rilancio di Venom, dopo anni, appunto, lo dicevamo, nato come nemesi di Spider-Man, tanto forte e grande a livello di peso specifico da sostituire Norman Osborn, il Goblin, per tutti gli anni 80 e 90. Quel periodo lì è stato impressionante la presenza massiva e massiccia di Venom, ma anche nelle storie poi indipendenti, Fondazione, non mi ricordo, queste storie che lui va dove va anche a San Francisco, e sì. Fondazione per la vita. Per la vita, esatto, così anche lì sono storie che lasciano il tempo che trovano. Ma. Parlava appunto di Dylan Brock, figlio di Eddie Brock. E invece, no, poi leggeremo anche, poi vi parleremo anche, infatti volevo proporre a Fra di parlare un po' di questi nuove storie di Dylan Dog, questi nuovi volumi che stanno uscendo, se già sente qualche cosa. Ma invece parliamo di questa storia che si chiama Un figlio eccezionale, scritta da Miyuki Yamamoto, illustra una mangaka, classe 86, quindi anche vicina, più o meno vicina a quelle che è la nostra sensibilità e al nostro modo di sentire, la quale in quarta di copertina ci viene presentata una domanda, ci fa una domanda e ci dice: è giusto mettere al mondo dei figli in una società che non promette altro che violenza e dolore? Sembra un po' Leopardi, no? Quando dice che i genitori alleviano il pianto del figlio perché già sa che mondo di merda si troverà a vivere. È una domanda abbastanza strana, domanda che ci poniamo un po' tutti fondamentalmente, magari chi è già genitore, chi genitore lo vorrebbe essere e quant'altro. E questa storia, questo bel volume a fumetti, edito da Bao Publishing nella collana Aiken, ovvero la collana dedicata ai manga, tutte le letture che vengono dall'Oriente, la giovane Yamamoto ci porta, ci presenta la vita dei Takano. I Takano sono questa giovane coppia, marito e moglie, lei lavora come traduttrice, lui lavora invece in un centro di elettrodomestici, i quali decidono di diventare genitori. Quindi questo volume percorre, mi permetto di farvi, non c'è niente di male, è tutto molto delicato, gli attimi che precedono, diciamo, la creazione stessa, per arrivare poi agli istanti, il giorno prima di quello che appunto sarà invece la nascita di questo figlio. E l'intero arco di questa storia è il racconto molto sentito, molto forte, di quello che appunto è lo stato emotivo dei due coniugi durante i 9 mesi della gravidanza. Quindi si passa dalla una fase iniziale di esaltazione in cui per il proprio figlio si aspetta e si prospetta sempre, no? Quello che magari potrà essere un futuro brillante, radioso, fatto di grandi successi, di grandi riconoscimenti a livello internazionale, nel campo scientifico, nel campo sportivo, in qualsiasi campo. Questa fase iniziale poi, di fronte alla realtà, di fronte ai tantissimi episodi di cronaca nera, non ultimo anche giovani donne uccise da ex fidanzati folli, pazzi, o anche attentati molto più pericolosi, molto più su grande scala, che appunto vanno a minacciare la vita stessa. E quindi dall'esaltazione e dall'euforia si passa con estrema rapidità a quella che invece è una condizione di paura, di ansia per quello che si sta facendo. Oddio, sto mettendo al mondo un bambino che è destinato a soffrire. E quindi ovviamente questa doppia chiave di lettura, questa doppia visione che si ha su quella che è la gravidanza, influisce su quello che è il rapporto di coppia, il quale vive dei momenti di tensione, fino ad arrivare poi a un punto finale, che è un punto risolutivo. È un punto risolutivo che ci risponde a questa domanda? Sì, lo fa, ci presenta una risposta che in realtà è quella, credo che sia ovviamente, è quella che è dell'autrice. Poi ognuno di noi nella vita reale farà quello che crede, però decidere di... Perché dico faccio questa, ovviamente, questa precisazione che può sembrare assolutamente banale? Perché uno degli aspetti principali che mi è piaciuto della Yamamoto è stato il fatto di non avere quell'assolutismo, ok? Voler raccontare una storia e dire così è giusto, così è sbagliato, ma bensì è stata una volontà di raccontare quello che è un episodio, una famiglia qualunque,
in Giappone come in Italia o come in qualsiasi altra parte del mondo, che riporta su carta con uno stile estremamente dolce, delicato, estremamente anche molto, molto favoletta in certi momenti, in certi punti in cui i due coniugi appunto sono qui, fanno un elenco di quelle che magari potrebbero essere le attività di questa bambina, che dovrà suonare il pianoforte, perché non fare danza, ma perché diventerà brava in tutti gli sport, no, andrà a scuola e sarà bravissima. Però quel momento lì si va a in contrasto che invece quelle che sono queste paure, le paure di chi vede i propri figli inseriti in questi contesti, ma comunque minacciati da un qualche cosa. E quindi quelli che sono i sogni diventano degli incubi, quelli che sono gli abbracci diventano delle, come dire, dei modi di allontanamento, di scostamento. È bellissima la sequenza centrale quando lei arriva alla fine dei conti, lei legge, vedete, lui la mattina scende per andare al lavoro, passa la giornata e la ritrova ancora lì, con i libri sotto che aumentano perché sono i libri che lei legge. Ok, quindi ogni sequenza, sì, è una sequenza estremamente efficace, estremamente forte, anche come il tratto si sporchi per andare a rendere ancora più vissuto, ancora più oscuro, travagliato l'aspetto di lei. Allora, io vi ripeto, è stata una lettura da genitore, ma anche da chi si appresta ovviamente a diventarlo o magari vuole diventarlo, sicuramente un altro elemento di riflessione che ci viene fornito. Il finale non è banale, non è scontato, anzi mi trovo assolutamente allineato con quello che ci viene raccontato dalla Yamamoto nelle pagine finali. Mi è piaciuta la mancanza di quell'assolutismo che molte volte rende le letture, soprattutto in questo campo. Io sono sempre stato un po' contrario a certe letture. Ah, come far crescere bene tuo figlio in 10 mosse? No, non ho mai trovato delle letture che mi piacciono. Sì, preferisco quello che invece è un racconto di vita reale, un racconto di vita vissuta, che ci permette anche di capire, di avere un altro punto di vista su quello che invece noi già abbiamo creato, abbiamo già avuto. E la bellezza del tratto, la dolcezza del tratto, mi piace come si trasformi nelle diverse fasi del racconto e accompagni gli umori dei due protagonisti, cercando di renderli attraverso sia le colorazioni che attraverso anche il tratto. E che dirvi, fine eccezionale, è una bella lettura che mi sento di consigliarvi. Una lettura che forse proprio dal mondo dell'Oriente acquisisce ancora di più, no? Perché loro forse hanno questo aspetto che noi non abbiamo, un taglio con quella che appunto sono le tradizioni, i retaggi, ma sì, sono sempre pronti ad affrontare tutto, anche proprio il percorso della crescita, in maniera molto meno ossessiva rispetto a come siamo abituati a viverla noi, no? Serpente, non scendere, non fare, non dire, le nostre mamme, i nostri papà che ci hanno ovviamente accompagnato la nostra crescita. Quindi questa lettura, notiamo, piccola nota, è in senso occidentale di lettura, non orientale, quindi comunque si fa da sinistra verso destra, giusto una piccola annotazione, ma al di là di questo veramente è un racconto che mi sento di consigliarvi, indipendentemente dal vostro status, perché io ci trovo sempre quella delicatezza, quella profondità tipica degli autori giapponesi che mi piace tantissimo, che amo tantissimo, e che anche in un film eccezionale ci permette di accompagnarci in questo racconto delicato, senza scadere nel banale, ma anzi offrendoci, come dire, come l'amico che ti racconta una bella storia al bar e che ti dici grazie, mi serviva quello che mi... è proprio quello che mi aspettavo che mi dicessi, quello che volevo che mi raccontassi, così che io possa avere una visione un po' più ampia su quello che succede. Bao Publishing, Aiken, un figlio eccezionale. Bella, bella, bella lettura. Ci piace, questi uomini del Giappone ci regalano sempre queste belle letture, mai, mai, mai banali. Chiudiamo questo viaggio restando sempre in casa Bao per andare invece questa volta, credo che qua andiamo a fumetto franco-belga, no? Quindi salutiamo il mondo orientale per tornare da noi, dalle nostre parti in Europa con Strati. Allora, Penelope Bagieux ha vinto ormai un paio d'anni fa, mi pare, l'Eisner per il miglior progetto internazionale con Indomite, una storia anche quella pubblicata da Bao Publishing che parla di donne. Qui
si parla di una donna, cioè di Penelope. Penelope è una affascinante giovane autrice francese rossocrinita. Se qualcuno la conosce, se qualcuno dovesse andare a vedere le sue foto, insomma, è veramente una donna affascinante, anche con di una bellezza molto particolare. Che in questa storia, molto elegante, molto sospesa e molto diretta però anche, racconta se stessa e soprattutto racconta in qualche modo le sue, come dire, le sue idiosincrasie adolescenziali, o perlomeno racconta alcune delle sue abitudini, delle sue stranezze, delle sue insicurezze, in relazione alla propria adolescenza. Detto così, niente di troppo nuovo, niente di troppo strano, se non che i temi che vengono affrontati all'interno degli strati con grande ironia e grande leggerezza sono a volte, come dire, passano dal già visto, per esempio, non so, l'ossessione adolescenziale o preadolescenziale o inizio adolescenziale di alcune ragazze per il fatto che non gli crescano i seni, ecco, fino ad arrivare a eventi chiaramente autobiografici raccontati in maniera molto sospesa, come per esempio la sensazione durata 3 giorni nella vita di Penelope di poter avere un fratello che non c'è, che non ha, ma che, siccome evidentemente il padre di lei e sua sorella doveva essere un personaggio molto particolare, all'atto della morte del padre e dell'apertura poi delle carte testamentarie, c'è il dubbio, e l'avvocata di Penelope e sua sorella deve andare a scoprire se ci sono altri eredi. Che cosa succede? Che nella mente di Penelope nasce, come spesso succede ai narratori, nasce già l'idea di questo fratello che non ha mai avuto e che per 3 giorni ha nella sua mente, e lei se lo crea. Questa sensazione, questo sentimento è raccontato, sarebbe materiale per farci una storia di 150 pagine da sola, questa roba qua, ok? Pensa un po' la costruzione, il momento, la scoperta, cioè ha tutti i crismi per poter essere un volume da solo. Questa dentro strati, alla Bagieu, invece interessa raccontare delle cose specifiche, e tutta questa storia qua viene raccontata in 5-6 pagine. Con un'eleganza, con un'immediatezza, con una vivezza di momenti e di sensazioni, lei è quella in mezzo, questa è la sorella più grande e lui per esempio è il fratello, scusate lo spoiler, ma veramente è uno spoiler da poco, inesistente. Guardate la, come dire, il modo in cui vengono trattati i personaggi e la vivezza, questa sarebbe l'avvocata che praticamente già da queste due vignette potete già capire che razza di personaggio potrebbe essere e quale sia la sua personalità. E questo procedimento si ripete con tempi, modi, lunghezze diverse per altre cose, per la scoperta del fatto che a volte gli uomini per una ragazza sono una minaccia, anche in età diverse, non per forza quando sei adulta o quando sei adolescente, o che ne so, l'ossessione per come dire, per il fatto di non avere mai freddo, che si lega a una vita un po' bohemienne da artista e quindi da persona risparmiosa, o ancora il rapporto con certe abitudini della madre, o ancora le aspettative nel mondo dello sport, o il concetto di il rapporto che c'è tra l'inconsapevolezza di quello che sai fare
cioè il fatto che magari ti credi bravissimo o bravissima in questo caso in tutto e invece non lo sei, e il coraggio di osare a prescindere dal fatto che tu sappia fare una cosa. C'è questa storia raccontata benissimo e, come dicevi tu prima, senza dare risposte, che è un aspetto molto interessante di questo volumetto, in cui lei praticamente paragona il fatto di aver ricevuto il premio di consolazione da piccolina, quando andava alla scuola sci, che in realtà era quello che davano proprio a quelli che non sapevano fare assolutamente nulla alle pippe cosmiche. Lei, nella sua mente, lo ha trasformato in un premio speciale, diverso da quello degli altri, quindi da quel momento lì ha detto, vabbè, ma allora lo sport è solo una questione di applicazione, cioè io sono portata per lo sport, posso e questa l'ha messa nelle condizioni di non aver mai paura di nulla, nonostante lei sia una pippa. E come fai a decidere se è una cosa positiva o negativa? Cioè io e te, Pasquale, siamo insegnanti, quindi cioè, una cosa a cui teniamo molto è dire esattamente le cose come stanno. Cioè, se uno è una scarpa, in qualche modo glielo devi dire, perché altrimenti la nostra prospettiva è come fa lui a dire oh, caspita, devo migliorare in questa cosa, oppure non è il mio, farò qualcos'altro. Ecco, lei ce lo ribalta addosso, questo concetto, e ci dice no, quando mi hanno fatto credere che ero bravissima, anche se ero una scarpa, in realtà mi hanno dato la forza di osare a prescindere dalle mie capacità. Ora, è discutibile questa roba qua, no? Però, al di là del fatto che sia giusta o sbagliata la prospettiva della Bajie, è sempre molto interessante. Guarda le cose, guarda se stessa. Contemporaneamente da dentro e da fuori, la Bajie, che è una cosa difficilissima da fare, e ci regala quella prospettiva lì, ce la regala con uno stile molto personale, insomma ci ricorda anche tanti artisti nostrani, ma anche con tanta poliedricità visiva. Vedete che qui per esempio c'è questa tavola molto soffusa, laddove qui invece si passa da uno stile pulito a uno stile più fortemente marcato. In alcuni casi la Bajie si fa appunto fa il suo tratto molto pesante e svuotato appunto per concentrarsi sul tratto, soprattutto quando parla di se stessa bambina. In altri casi decide di probabilmente di disegnare direttamente a pennino e quindi si fa super stilizzata e alleggerisce tantissimo il suo tratto. E queste storie brevi che hanno tutte appunto a volte c'ha quasi un approccio infografico, come per esempio in questa storia che racconta l'ultima estate prima del 2000. E questo volumetto molto elegante, c'è anche tutta una storia per esempio di fumetto muto, che come sapete per me è una grande passione e che molto spesso, per quanto mi riguarda, dimostra il talento vero di un narratore a fumetti o di una narratrice in questo caso. E questo aspetto è molto interessante perché ci regala, dopo il bellissimo Indomite, una Bajie più, in qualche modo, meno combattiva, ma non meno profonda. E Strati mi è piaciuto tantissimo. Mi è piaciuto tantissimo proprio per questa capacità di doppio sguardo della Bajie, cioè di raccontarsi sia da dentro che da fuori. Di come dire, esplorare se stessa anche negli aspetti più apparentemente insignificanti della propria personalità, come i piedi o le mani sempre fredde, ma senza raccontare se stessa da una prospettiva interna, ma dipingendosi in qualche modo, non confessandosi ma dipingendosi e tenendo insieme queste due prospettive, cioè lei che si spiega e lei che mette se stessa davanti ai nostri occhi, lasciando che siamo noi a scoprirla. È una cosa difficilissima da fare, e in Gli Strati questa cosa succede, e succede molto bene. È una storia molto femmina, ovviamente, Gli Strati, motivo per cui io la consiglio soprattutto ai nostri spettatori maschi, come spesso mi succede, e soprattutto a noi che fanno bene queste storie, sono convinto, ma è soprattutto molto personale, è molto bella, a me lo stile della Bajie che
è un po' retro, è un po' anticato, lasciatemi usare questa parola orripilante, ma in certi momenti mi dà proprio quell'impressione lì, cioè, siccome lei parla del passato, ci tiene in questo fumetto ad utilizzare molto spesso uno stile appunto che appartiene a certi comics, a certo fumetto francese, perché poi alla fine lei non è neanche particolarmente francese nel tratto, non ha uno stile troppo connotato dal punto di vista, come dire, della sua tradizione fumettistica, e c'è soprattutto tanta eleganza in queste storielle non banali, ecco, che raccontano una personalità in maniera molto ampia, ma partendo a volte da dettagli insignificanti. Questa capacità, anche questo, di andare dal dettaglio, dal particolarissimo al molto generale, e nell'andare a cercare anche quegli aspetti super personali che però, raccontati in un certo modo, diventano universali, perché sono quelli che ci consentono di riconoscerci tutti, perché se le nostre ossessioni, le nostre idiosincrasie, le nostre fissazioni non sono quelle di Penelope, comunque ognuno di noi ne ha delle altre che gli assomigliano, e quindi se ci pensa, se si mette anche lui o anche lei sul piatto, se durante la lettura si fa un po' di autoconfessione, mettiamola così, non fa fatica a ritrovarci. Sì. Gli strati, Penelope Bagieux, 20 euro, Bow Publishing, gran bella lettura. Molto bene, caro Claudio. Quindi siamo arrivati alla fine di questa bella diretta, dove abbiamo parlato un po' di fumetti giapponesi, francesi, americani, un po' in giro per il mondo. E quindi appuntamento, ma credo che ci rivediamo venerdì, vero? Dovremmo rivederci venerdì, signor Pasquale, sì, credo anche con il nostro amico Francesco. Esatto, sì, lo abbiamo risparmiato un po' il periodo estivo, anche vista l'età, lo stiamo gestendo diversamente, un po' come si fa con i grandi campioni che ormai hanno raggiunto un'età un po' più avanzata, cerchiamo di centellinarne le forze, anche perché con la copertina sulle ginocchia anche a luglio, ad agosto, insomma, così. Giusto trattarlo così. Ciao Fra, un bacione. Allora, grazie a tutti per essere stati con noi, grazie Claudio, e grazie, allora appuntamento a venerdì, naturalmente seguiteci sempre sulle pagine di Bettese per tutti gli aggiornamenti. Buon pomeriggio a tutti, ciao Claudio. Buone letture, ciao a tutti. Ciao.